Oggi siamo con Federica Fratoni, parliamo di lavoro. Siamo a Call & Call, Federica. Una delle storie positive chiuse nella nostra provincia, chiusa fra virgolette. Sì, questa è stata la prima vertenza, sicuramente la più importante, insieme a quella di Radicifil, che purtroppo non ha avuto lo stesso epilogo, sul quale mi sono dovuta cimentare come presidente della provincia, ma tutto l'ente ovviamente insieme a me ha dato una grande risposta. Una vicenda conclusa positivamente, credo, per la concorrenza dei due elementi. Prima di tutto l'intervento di un imprenditore illuminato che ha riscontrato il valore di questa realtà, l'ha ripresa, recuperata e rilanciata. Ma dall'altra parte anche la forza di una filiera, di una collaborazione fra istituzioni, parti sociali, la regione toscana che si è attivata in prima persona, siamo intervenuti con fondi importanti per la formazione e oggi questo call center è uno dei principali in Italia per quanto riguarda l'attività di Enel, che insomma devo dire non ha bisogno di particolari commenti. Il lavoro continua ad essere la priorità, continua ad esserlo anche per Call & Call, perché chiaramente la solidità poi di un'azienda si misura sulla continuità delle promesse, sulla capacità di stare al passo con i tempi e di offrire anche un livello, uno standard qualitativo apprezzabile. Ci sono tutte le carte in regola perché questo avvenga, però io ritengo utile e importante che si recuperi anche un rapporto più stretto e più sistematico con le istituzioni, a partire dalla regione, che proprio sui temi della formazione e lavoro sarà deputata in prima persona all'esercizio appunto delle politiche competenti. Quindi mi auguro dal consigliere regionale di poter fare questo tipo di raccordo, visto che i consiglieri regionali saranno meno, da 55 saranno 40, e che la regione diventerà un ente di gestione vera e propria, di governo delle funzioni, per cui anche il consigliere regionale probabilmente avrà un'operatività maggiore rispetto al passato. Ecco, io mi auguro di poter dare un contributo in questo senso. Ecco, quanto sono importanti, mi ha un po' anticipato la domanda, queste elezioni regionali per il territorio pistoiese, alla luce anche della ristrutturazione della provincia? Queste elezioni sono fondamentali, perché se noi mettiamo insieme appunto, il superamento della provincia e quindi il passaggio di funzioni strategiche dalla provincia alla regione, dicevo della formazione e lavoro, ma ci possiamo mettere l'ambiente, l'agricoltura, tutti i temi nei quali diciamo, si creano opportunità per le aziende e per i cittadini. Ma se uniamo a questo la riforma del sistema sanitario toscano, che avrà luogo proprio con la prossima consigliatura, e il fatto che ci troviamo all'inizio di una programmazione europea che l'unica forse fonte di finanziamenti consistenti da drenare anche su questo territorio, beh, il da fare non manca e l'importanza di queste elezioni è assolutamente evidente, per cui io mi auguro che i cittadini, anche in controtendenza rispetto ai sondaggi, rispetto a quello che ci dicono anche i mezzi di comunicazione, colgano l'importanza di questo passaggio, vadano a votare e esprimano un voto consapevole nell'interesse di Pistoia, della provincia e della regione toscana. Grazie Federica. Grazie a voi.